Mentre le ultimissime ore di calciomercato promettono scintille, l'ultima giornata di Serie B lascia conferme, sorprese e polemiche diversamente distribuite tra le due cugine abruzzesi. Conferma è quella del Pescara, che l'Adriatico Cornacchia fatica a fare gioco e punti, fuori casa invece convince. A Bologna, ad esempio, la squadra ha tenuto il campo con personalità, lasciando l'iniziativa ai felsinei, cui però ha concesso il minimo sindacale in termini di palle gol. Anzi, se i biancazzurri fossero stati più cattivi e lucidi, avrebbero potuto concretizzare alcune azioni di rimessa. Conferme anche per le prestazioni di Memushai e Salamon, il primo leader del gruppo e faro del centrocampo, il secondo perfetto nella linea di difesa. Parola conferma che si può ben accostare anche a Selasi, il giovane ghanese ha fatto di nuovo un figurone. La piacevole sorpresa è Fornasier, buttato nella mischia dopo solo una settimana di allenamento con i nuovi compagni, ha giocato bene, trovando subito l'intesa con Salamon. Sottotono il reparto d'attacco, che in queste ore sarà infoltito dal sostituto di Riccardo Maniero. Sorpresa, ma negativa, a Lanciano, poco pronosticabile, il tonfo casalingo della Virtus contro un Varese, fin lì a secco di vittorie stagionali in trasferta. Determinanti il cinismo della squadra di Bettinelli, ma soprattutto gli errori di quella di D'Aversa. Errori in difesa, specie in occasione del primo gol, ed errori sotto porta, tanti e clamorosi, a vanificare l'ampia mole di gioco prodotta. Giornataccia in particolare per Gatto, tanto imprendibile quanto impreciso nelle conclusioni, ma se l'esterno in altre circostanze si era riscattato, stavolta non è stato così e queste occasioni sciupate pesano nel computo dell'1-2 finale che porta con sé le polemiche. Ferrario finisce nel mirino di parte della tifoseria che invoca Federico Amenta. Capitan Mammarella non ci sta e non le manda a dire, una levata di scudi per proteggere il gruppo e i suoi equilibri, anche a dispetto del principio che il pubblico paga e ha il diritto di contestare. Una situazione da ben gestire per non rovinare quanto fatto finora di buono, visto che i frentani sono in zona playoff e hanno dimostrato di avere le qualità per restarci. Da un lato il pubblico dovrà stringersi ancora di più intorno alla squadra, dall'altro però D'Aversa potrebbe prendere in considerazione l'avvicendamento Ferrario Amenta, visto che il primo qualche errore di troppo lo ha commesso e Amenta potrebbe meritare una chance.